povero Jafar. Andiamo, andiamo, 24 piedi siamo. Andiamo, andiamo, con un solo cuore andiamo. Andiamo, andiamo, da Messerlo Papa andiamo. Chiediamo la mano di Madonna Povertà. Regola 1, non chiediamo il permesso di possedere mai nessun possesso. Regola 2, non chiediamo licenza di far l'amore con sora pazienza. Regola 3, considerare fratelli i fiori, i lupi, gli usignoli e gli agnelli. Per nostro tetto noi vogliamo le stalle, per nostro pane strade e libertà. Andiamo, andiamo, figli della strada siamo. Andiamo, andiamo, come cani sciolti andiamo. Andiamo, andiamo, con le scarpe degli indiani. Chiediamo la mano di Madonna Povertà. Regola 1, noi chiediamo il permesso di possedere mai nessun possesso. Regola 2, noi chiediamo licenza di far l'amore con sola pazienza. Regola 3, portare un cuore giocondo fino ai confini del mondo. Acqua sorgente per i nostri pensieri, per nostro pane strada e libertà. Andiamo, andiamo, 24 piedi siamo. Andiamo, andiamo, per la nostra strada andiamo.
Andiamo, andiamo, 24 piedi siamo. Andiamo, andiamo, per la nostra strada andiamo. Andiamo, andiamo, 24 piedi siamo. Andiamo, andiamo, per la nostra strada andiamo. È una cosa incredibile sto figlio mio, non ci si crede. Dopo dice, no, no, non c'è niente di strano, niente di buffo, amico mio. Sono io e non sono io, guarda un po'. Alla spiega. Sì, perché ogni volta che sto figliolo mio alza l'occhio, no? Per guardare su in alto uno che comanda e che non sia Dio in persona, in quella faccia, vede sempre la mia, mancabilmente, mancabilmente. Un'altra parola francese che qui a Assisi vuol dire ogni volta. A me mi sa tanto che a sto figliolo mio gli è rimasto il segno in testa, il padre, l'autorità. L'autorità, un padre, che onda più un padre, che l'hanno svuotato di tutto. Andiamo, andiamo, questi hanno inventato le regole del niente, andiamo, andate a sbattere la faccia, più lontano che se può, dando la botta fino a qua si sente, queste facce dure che ci avete. Amico mio, dove stai? Dove stai? Ma ti devi fermare, trova un posto, locate e non te muove, che se ci perdiamo di vista noi altri padri ti saluto. Te volevo dire una cosa, c'hai un momentino? Te volevo dire una cosa, il Papa, di cui si capisce poco fa per finzione teatrale, ho dovuto indossare i panni, non so più come imbrogliarlo, chissà dove sei, mica mi ha riconosciuto, è stupido sto figlio. Beh, il Papa, dicevo, alla fine gli ha aperto, sì, gli ha spalancato le braccia al gran matto di Assisi. Io, suo padre, questo figliolo, mai un abbraccetto, mai una spalancatella di niente, mai una carezza. No, per carità, questo figlio, rigido, rigido, tutto attaccato. E ti hanno inventato le regole del niente. Ci serve niente, non vogliamo niente, non cerchiamo niente, non abbiamo paura di niente. Questi piedi scalzi, zozzi, così si va in giro. Oh, un momento, come paura di niente? Tutti ci abbiamo paura, tu, quello là, quello che si nasconde. Quello che non si nasconde ti pare che non c'ha paura? Ce n'è più dell'altri, gli fai buca, c'è come niente. Ma se fino da prima di nascere, pensaci un momentino, se fino da prima di nascere, lì, dentro il ventre della madre, stiamo tutti rannicchiati coi pugnetti sull'occhi, per la paura di dover nascere da un momento all'altro. Ma è così, la vita spaventa. Dimmi una cosa, sta zitto, perché da poppanti ce la facciamo sotto? Per paura. Per paura di quello che ci aspetta subito dopo. Ma te ne dico un'altra, non mi interrompe, mi interrompi sempre. C'è un viziaccio. Te ne dico un'altra, se me lo fai dire. Io per esempio, eccomi qua, Pietro Bernardone, il più grande mercante d'Assisi. Perché sono diventato ricco io? Perché? No, perché? Ma quando devi parlare non parli? Scusami bene, io perché sono diventato ricco? Per paura. Per paura di essere povero domani. Mettici il tappo e mettila da parte che non si spreca. E allora figliolo mio, se c'hai sta paura devi stare qui, lì tu stai ma fermo, inchiodato, a ammocchiare lucchesi d'oro, l'oro, i quadrini, l'unico amuleto capace di tenere un tantino lontana la paura. C'hai i quadrini? Non c'hai paura di niente. Non già i quadrini, ti mette paura pure un soffietto di vento. Oddio. È così. Questi hanno inventato le regole del niente. Che vuol dire? Niente. Hanno inventato niente. E hanno detto niente. Ah, vanno dicendo tutti fratelli. Tutti fratelli? Fratello di chi? De chi? In che senso fratello? Caino non era un fratello? E dopo Caino tu ti fidi ancora? Che razza di crosta che c'hai? Scusami. Eccolo il punto. Che guardi qui il punto. Se lo metto qua, il punto lo cerchi qua. Il punto, il nodo della discussione. Mi stai guardando qua? E io, un mercante come me, con la crosta che mi ritrovo, io dovrei credere? Dovrei fidarmi? No. Io non ce l'ho scritto sulla porta della bottega, ce l'ho scritto qua sulla fronte, bello, chiaro, non si fa credito. Puoi morire davanti a me scutulato che non mi fai pena.
proprio vena. Ma potrei dire sul cuore. Ma che? Ma esiste ancora il cuore? Esiste questi tempi qua il cuore, un pezzetto di cuore? Esiste l'amore, e con un'altra che se non la dico schiatto, l'amore, dice, com'è che dice sto stupido? Dice, ama il prossimo tuo come te stesso. Ma chi l'ha detto? Ma di che? Ma di chi? In che senso? Ma se io non amo me stesso, metti caso che io mi faccio schifo e non poco. E allora come la scavalca questa montagnola? Ma che pretendete? Che io a me stesso come faccia schifo? Ma quanto schifo? E gli altri li ami, non mi entra in testa. Sa che ti dico? Fammi parlare, mi vai parlare? Sa che ti dico? Quando ci avranno fame, torneranno a casa. Quel fantastico paese, Francesco dentro un quadro, e tutto il cielo è sceso in terra, e uccelli a fronte ai piedi miei. Buongiorno piccoli fratelli, felicità della tribù di Dio. Siamo l'allegria, leggero il cuore sia, chi ha più me volerà. Na 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 leon, na 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 na, già che più tardi. Na 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 leon, na 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 na, già che più tardi. Attraversate monti e valli e dite al mondo quello che dirò. Noi siamo l'allegria, leggero il cuore sia, chi ha più me volerà. Cellacci sembra sporcato davanti alla bottega mia. Dopo dice uno mazza l'uccello. Cellacci? Cellacci? Nate un po' via. Niente, va a finire che volo io e loro stanno all'angolo, capito? Show! Se no gli fai show, se barbicano lì, sti stupidi! È da un po' di giorni che è piena Assisi d'uccelli. Che ci sarà da svolazzà? Sti stupidi!
Finché sono crudi fanno gli spavaldi. Appena li metti nel tegame si paralizzano. Se ne chiappo uno me lo mangio vivo. Che mi stavi a dire tu prima, Cengiosa? Che mi stavi a dire prima? Tu mi avevi attaccato un discorso poco fa sulla salita di San Goso, di San... Sono tutti santi di questo paese, fatti a ricordare. Mi avevi attaccato un discorso che mi ha detto un derombo che tu lo continua davanti alla bottega tua. Tu hai detto a me che non mi avevi detto figlio, mi hai detto che sta a spavellare con uccelli. Mi hai detto tu a me. Su una salita che va in discesa, che mi hai detto tu. Senti figliola, una volta un'altra, con calma, ti do una zeppata dentro l'occhio che ti scurisco tutto. Tu mi stai a dire un minuto fa sulla salita di San Goso, mi dice, te lo interrompo, lo discorso, te lo continuo davanti alla bottega, continuo lu. Adesso, continuo lu. Lo discorso. E mio figlio, mi spavellava, con uccelli. Basta così che mi entrò nelle orecchie. Sono mazza la gente. Mi stavi a dire che lui, sto figliolo mio, con l'uccelli ci parla? Sì, 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 l'ho inteso io. Ti sei sbloccata, non ti impressionare, se continua. Merli, fringuelli, tordi, le galline no. Quando mi dispiace per le galline, come farà a fall'ovina a venire che non ha parlato con mio figlio? Sermane senza ovina, vedi, con le galline non ci parla. Che avrà fatto? È tignoso. Lui parla, ma è come se cinguettasse. È stupido. Loro invece cinguettano, ma è come se parlassero. Non te so io non so né matta né imbriaca. No, mi sta bene, lui ci parla e io li mangio. E gli dice, fratelli. E io li mangio, io mangio i miei fratelli. Guarda un po', sono un cannibale io, lo sapevi questo? State attenti a te che una volta l'altra ti do una sgranocchiata con tacco tacco. To, vuoi una coscia di fratello? No, perché ci avete sputato voi su e me fate schifo. Che te faccio io? Ma senti una bolla, un altro po', un bolla, un altro po'. Chi è che mi sta a parlare schifo? Lo zozzo in persona. Lontanate che puzzi, Cengiosa. Se può sapere che puzza d'operi? Lo defogne, perché te si sente che scorre la puzza dappertutto. Cambia acqua, figliola. Ma guarda quando uno mangia che si deve sentire. Senti un po' da là, si sente da là. Un po' che se arrivi qui mi asfisi. Mi senti? Mi ascolti? Secondo te, il Papa li mangia i tordi? No, il Papa no! Senta che bestia scema che devo incontrare loro dei pranzi. No, il Papa no! Se pozza partire un braccio ogni volta che lo dice. Il Papa mangia tordi a colazione, a pranzo e anche a cena. Ah no, è un cannibale come me il Papa. E voi che ne sapete? Chi ve l'ha detta a voi? Senti, saputa da Sisi e dintorni, pensa chi me l'ha potuto di a me, potuto. Me l'ha detto... Chi me l'ha detto, Cena? Quella che cammina sempre intorno alla bottega mia, me l'ha detto una cosa, come si chiama? La logica, me l'ha detto. La conosci tu per caso, la logica? No, io sono matta. Ecco, vedi, questa è la logica. Adesso te la sbatto in faccia. No, non la sprechiamo, va che non ce n'è tanta in giro. Non c'ho più fame, me ne andate via l'appetito. Perché adesso io dico, se quel matto del figliolo mio, perché è un matto, ma dicendo che tordi, fringuelli, pernici, beccacci, pappafichi, sono fratelli, no, non va dicendo va per tutto così. E il Papa, che è il Papa, li mangia, allora quel matto del figliolo mio dà del cannibale al Papa, paro paro. Dunque è un eretico sto figliolo mio, è un ribelle. E che aspetta sta gente che comanda Assisi
a arrestarlo, a legarlo, a incatenarlo. Quanti danni deve da fare prima? O se c'ha ragione lui, allora, se per caso c'ha ragione mio figlio, allora perché sti tordi non si ribellano? Perché ste pernici e sti pappafighi non vanno a Roma in corteo? Perché tutte ste beccacce non invadono San Pietro e non buttano giù dal trono questo grande mangiatore dei fratelli? Ma che sto a dire? Mi sta a partire la testa. No, no, è che io non capisco più niente. Neanche io. Sa che razza di novità la tua che è? Questo figlio mio che non torna a casa, non c'è verso di farlo ragionare. Tutti i fratelli va dicendo, ma se può essere più tutti i fratelli, tutti meno io e quella santa donna della madre sua di là che piange in francese. Gli volete bene alla vostra moglie? Tu, Bilancetto, come gli voglio bene a mia moglie? Che gli sei, vuole male la moglie? Guarda che razza di domanda che se fa il marito in mezzo a una piazza, e volete viene agli altri. Se risponde il marito, quale la moglie? Ce n'è una. Certo che gli voglio bene a mia moglie. Ma lui dice che il bene, e ci insiste su sto punto, dice che il bene è un'altra cosa. E allora il bene che è? Non so come in questo momento ha spiegato. È un'altra cosa, tu sei scema, non dice mischia. E allora il bene che è?